Buongiorno picciotti, oggi con questa ricetta vi porto in Sicilia, faremo i cassatè di carricotta. Pochissimi ingredienti, una bontà unica. Per prima cosa prendo la farina, dopodiché aggiungo un cucchiaio di zucchero. Poi passiamo al rum, che non può mai mancare un pizzico di liquore. L'olio in Sicilia non manca mai, un cucchiaio, un guasta. Poi pigliamo la lumia, un'antichia di scorza. Poi arrimeniamo tutte cose dentro sta ciotola. Man mano aggiungiamo l'acqua e continuiamo a rimenare. Alla fine dobbiamo ottenere un impasto liscio e compatto, proprio il nostro dito deve affondare nell'impasto. Qua arriva sempre la parte più bella di quando mi arricrio, perché metto le mani in pasta, proprio di nome e di fatto. Vado a stendere la pasta con un mattarello fino a farla diventare una sfoglia sottile sottile. Forza e coraggio, picciotti, dopodiché dobbiamo fare dei dischetti col coppapasta. Siccome io non ce l'ho, ho usato un mini contenitore, niente ci fa. Appena abbiamo finito la pasta a disposizione, ho preso la ricotta di bufala che mi ha omaggiato sapori di bufala e l'ho condita con le gocce di cioccolato e lo zucchero, giusto per rendere il tutto più saporito. Dopo prendiamo il nostro cerchietto e ci mettiamo 2 cucchiaini di ricotta, lo andiamo a chiudere a mezzaluna e sigilliamo con le dita tutta la nostra cassatella. Una chiusura top, io uso sempre la rondella per i ravioli. Levo sempre la pasta in eccesso, dopodiché vado a schiacciare di nuovo. Guardate che bella la mia cassatella. Un pentolino, ho messo a riscaldare l'olio di semi, ho fatto fare l'idromassaggio alle mie cassatelle, le ho girate lato per lato e vedete come vengono belle dorate. Ovviamente dopo le ho passate nello zucchero per renderle ancora più gustose e poi le ho messe nel piatto assieme alle altre. Guardate qua cosa c'è, picciotti! Ora ve li faccio vedere pure di dentro, così vi faccio vedere che cosa vi state perdendo. Proprio una bontà unica. Guardate qua cosa c'è, picciotti, facetevi l'occhio.